Fabrizio Forconi e MMAmania.it, siamo all'evento Resa dei Conti di Livorno, siamo qui col vincitore del secondo match pro, Rulfo Matteo. Allora, Matteo, il tuo avversario era un avversario che molto bravo, di solito in questi tipi di incontri è un avversario abbastanza dinamico anche lui. Hai dato dall'esterno, il mio parere personale, un'ottima dimostrazione di quello che riguarda l'MMA, in particolare per la lotta a terra. Lui era molto attivo sulla leva alle gambe, te invece sembravi molto più attivo per quanto riguarda i colpi, i pugni, che molti sono andati a segno. Questa era un po' la tua linea di condotta, la tua strategia del combattimento, colpirlo anche nonostante lui tentasse leve alle gambe in questo caso? Ma allora, diciamo che si è notato, io arrivo dalla kickboxing, quindi diciamo che la mia specialità è un parolone, però arrivando da lì punto molto combattimento sullo striking. Lui invece arrivava, non so da dove arrivasse, comunque attaccava molto le gambe e quindi ho detto difendiamo le gambe, cerchiamo di non farci finalizzare e poi da sopra se non mi finalizza la gamba io sono in vantaggio, quindi colpisco. Ricordiamolo, hai vinto il corso del primo round per armlock, nonostante, come diciamo adesso, esatto, stavi colpendo e i tuoi colpi sembravano entrare in maniera abbastanza importante. Il tuo background hai detto qual è? Mi ricordi il record nel MMA Pro? Allora, nell'MMA Pro è il primo se non il secondo. Forse ho già fatto alcuni incontri di shoot, okay, però di MMA con il ground and pound, quindi è il secondo, il primo dei quali è stato con un esordiente, eravamo tutti e due esordienti, quindi non è stato un pro, e diciamo che questo è il primo vero pro. Quanti anni hai? 25. Ho sempre combattuto nel dilettantismo, nella kickboxing, nella FIKP BMS, ho partecipato anche a italiani, Coppe del Presidente, eccetera, e nell'MMA diciamo sono un paio d'anni che ci lavoro un po' di più. Beh, comunque complimenti perché hai dimostrato, insomma, di saperti valere per quanto riguarda l'MMA Pro. Qualche appuntamento per il futuro? Ma allora non so nulla di preciso, se ne occupa il mio coach, quindi non, per il momento non so dire nulla. Ok, allora io ti lascio ringraziare chiunque ti ha aiutato per questo match. Certo, allora io ringrazio tutti i ragazzi che lavorano insieme a me, il mio team, che è il Contact Team 89. Ringrazio i maestri Silvano Cosentino, Massimo Fazzari e Fabio Fantini, e poi chiaramente organizzo l'organizzazione Massimo e Patrizio, Massimo che è un grande maestro contro cui ho fatto il combattimento stasera, uno dei suoi atleti. Ancora complimenti della vittoria e speriamo di rincontrarci presto allora, ok? Ok, grazie mille. Ringrazio. Ciao. Te.